Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 29 marzo. Buongiorno a tutti, chiudiamo un'altra settimana e chiudiamo anche praticamente questo mese di marzo. Lo chiudiamo in compagnia di un atleta, anzi una triatleta. Poi vedremo bene, entriamo bene nel specifico. Sto parlando di Sabrina Schillaci. Buongiorno Sabrina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta, grazie mille di essere qui Sabrina, appunto una triatleta, promotrice, ideatrice del progetto Race Across Limits. Assolutamente sì. Allora, spiegaci bene cos'è questo Race Across Limits, come è nato, come funziona e come possiamo aiutare, perché insomma sembra che in fondo poi tutto questo ha uno scopo puro, un bello scopo di fondo. Sì, allora Race Across Limits è nato da un'idea, è un'impresa ciclistica volta a raccogliere fondi per la CAM Collaboration Onlus al servizio di bimbi e neonati disabili. Come nasce questa idea? Allora, nel 2007, se posso appunto Sì. raccontare la mia storia, la mia vita è stata stravolta da un incidente capitato a mio marito. In seguito a un tuffo al lago, lui è riemerso dall'acqua tetraplegico. Quando mi ha raccontato questa cosa, la prima volta che mi ha raccontato, io ti ho guardato sbalordito dicendo come un tuffo al lago. Sì. E mi dicevi, Fabio, non è così strana come No, cosa. assolutamente. E all'epoca era la seconda causa, sì, di lesioni al Quindi pensate quanto bisogna midollo. stare attenti quando si fa Sì, certe cose, sì, quando sì, uno non sì. ci pensa No, minimamente. difatti, tra l'altro, appunto, quando io dico un tuffo al lago, tutti mi dicono: ah, ma chissà che tuffo ha fatto, cioè, sai, tuffi acrobatici, cioè, assolutamente no. È stato un semplicissimo tuffo con gli amici la sera di Ferragosto. Nell'impatto dell'acqua c'è stata questa compressione al midollo Sì, perché appunto con l'impatto con all'altezza. l'acqua non è che ha Sì, picchiato da no, qualche no, parte, no, non no, parliamo di no, scogli, non parliamo di. assolutamente, proprio l'impatto con l'acqua ha preso la classica spanciata. Per cui questa cosa gli ha compresso il midollo all'altezza delle vertebre cervicali C5 C6, gli ha fratturato anche delle vertebre e nell'attimo stesso in cui lui è uscito dall'acqua lui era già così e per cui ha trascorso un anno della sua vita tra Sondalo e Niguarda per imparare a vivere da persona E disabile. le vostre vite sono cambiate completamente. Completamente, sì, anche perché noi lavoravamo assieme, avevamo un'attività commerciale, un negozio di mobili, perché io sono inizialmente un architetto. Mi piace che non dice E interior design, come dicono sì, adesso, sì, quelle. Mi piace, assolutamente dicono, no, sì, perché era poi architetto di interni, architetto suona effettivamente meglio, vuoi tutti interior sì, no, è design? anche più costruttore, cioè architetto, Architetto, difatti. infatti. E per cui niente, avevamo questo negozio, io mi occupavo dei clienti del negozio, lui invece dei cantieri, dei montaggi e quant'altro, per cui una vita completamente, assolutamente dinamica per entrambi. E, per cui ti lascio immaginare, Un quest'anno, anno è stato un anno, sì, un entrare negli anno. ospedali, è Sì, stato. negli E nel ospedali frattempo tu? io ho dovuto chiudere l'attività, per cui terminare i lavori che avevamo in corso e poi sistemare la casa, perché Sistemare la casa. ristrutturare la casa per renderla accessibile a una persona in carrozzina e questa cosa non è così scontata, per cui nel nostro E caso è per fortuna che tu stato. sei architetto. Sì, difatti, sì. No, ma poi la nostra fortuna anche è che abbiamo una casa singola, per cui è stato un pochino più semplice, per cui mettere un ascensore, rifare il bagno, però insomma queste cose qui hanno richiesto anche un sacco di tempo. E poi ovviamente ho dovuto fare la cosa più importante, cioè sostenere lui in questo passaggio da persona normodotata a persona completamente dipendente da chiunque. E qui cosa è successo qua, a questo punto della storia? A questo punto della storia, niente, lui dopo un anno viene dimesso, i medici mi consigliano di prendere una badante, di qualcuno insomma che si potesse occupare di lui, anche perché Davide, mio marito, è alto 1,90 m e io sono 1,5 m, per cui anche la proporzione è abbastanza insolita. E io invece non me la sento, dico no, se io prendo una badante lui si lascia andare ulteriormente, insomma non ne viene più fuori. Invece ho detto, se sono io che me ne occupo, lui sicuramente si dà da fare. E qui chiunque credo ti dia, ti
Sì, abbiamo ragione, nel senso che, insomma, è la cosa più ovvia che diremmo chiunque di Sì. noi, se possiamo farlo, perché no Difatti. stare vicino ai propri cari? E Difatti, invece invece non mi era sono questo desiderio. sbagliata completamente, nel senso che poi lui è uscito che non aveva voglia di reagire, ovviamente, e si è affidato completamente a me. Io sono diventata le sue braccia, le sue gambe e in realtà la sua badante. Per cui questa cosa mi ha annientata. Dal punto di vista emozionale, dal punto di vista fisico, per cui io cercavo di stancarmi anche il più possibile tutto il giorno in maniera tale da arrivare a casa la sera, cioè di dormire, di non pensarci, cioè io speravo che fosse solo un brutto sogno quello che mi era accaduto e continuavo a chiedermi perché proprio a me, perché a noi, per cui questa cosa qui, più me lo chiedevo e più cadevo in depressione. E tra l'altro, in questi momenti ti trovi completamente solo, non che gli amici scappino, però anche loro stessi non Complicato, sanno come non sai come aiutarti. Sì, muoverti, non sai sì, dove sì, sì. mettere le mani, non sai come No, 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 fare. per cui È una situazione quelli molto cari sono complicata. rimasti, però anche per loro non è stato facile, per cui insomma, Questo è vivere a interessante fianco, comunque, sì. questa osservazione, perché fa capire come davvero sicuramente tuo marito, insomma, è quello che ha avuto il danno più Sì. grave, la difficoltà più grossa ed era più Sì. difficile reagire, ma come questa cosa veramente va a influenzare tantissime persone, anche quelle magari che meno pensiamo che vengono influenzate, gli amici, i conoscenti un po' più lontani, che però magari vivono un momento Sì. di problematico, di disagio, o di magari vogliono aiutare ma non sanno come fare, insomma è davvero un Sì, è una tema molto cosa, importante che è sì. quello di chi ci sta intorno. Sì, assolutamente sì. E per cui niente, insomma, dopo questi anni terribili, noi nel 2012, anni in cui non uscivamo di casa, cioè veramente uscivamo ben A un poco, certo punto siete usciti di casa. nel Ti è venuta 2012 questa così, abbiamo cosa detto andiamo a di. farci un weekend a Nizza, insomma, Oh! avevamo bisogno di cambiare aria, volevamo Rientrare andare mi avete un capito po' comunque c'era qualcosa su, che sì, no, non andava più assolutamente, no, bene. no, no, non andava assolutamente più bene perché, ripeto, lui era consapevole del fatto che non aveva, che non avesse voglia di reagire a questa cosa, Immagino anche io, magari i sensi di colpa dell'uno o sì. dell'altro, cioè Sì, di insomma non deve entrambi, essere per niente no. facile, però riuscite finalmente a dire, Sì, senti, usciamo, andiamo, sì, proviamoci, andiamo a andiamo, Nizza, chissà andiamo in quante un difficoltà posto, darci. sì. E niente, arriviamo lì durante il weekend, io la domenica mattina esco all'alba per camminare e mi avvicino al centro della città, sono sulla promenade e mi accorgo che c'è qualcosa di insolito, cioè un Bel po' caos, di una folla, gente. sì, un bel po' di gente tutta affacciata verso il mare e niente, per cui mi infilo fra la folla per vedere che cosa sta accadendo e vedo tutta questa schiera di persone, per cui tutte queste persone schierate di fronte al mare che scrutano il mare, tra l'altro quel giorno, e me lo ricordo ancora, molto sì, E che impegnativo, mare? sì, che mare, molto scuro, anche il cielo era insomma, un bel cielo grigio e plumbeo. E niente, e non capisco che cosa stiano aspettando. Nel momento in cui sono lì e guardo, suona questa sirena e vedo tutti questi atleti partire e tuffarsi. E la sirena mi ha causato questa sorta di. È come se fosse stato un interruttore, come se avesse riacceso Un la. Sì, elettroshock. mi ha dato una forte emozione, cioè proprio una scarica di adrenalina. Io ho cominciato a provare emozioni nei confronti di questi atleti che vedevano solcare il mare in maniera anche così, diciamo, agitata. E nel momento stesso in cui li ho visti partire, ho detto e ho capito che cosa fosse, perché poi nel frattempo ho visto, ho sentito, e ho detto io voglio fare l'Ironman. Voglio fare l'Ironman, Sì, insomma, sì, sì. ricordiamo l'Ironman è una gara di triathlon, cioè una specialità del triathlon che è quella massima, diciamo, Sì. no, forse esiste una peggio ancora adesso, perché ormai so che voi Sì, beh, triatleti non poi. avete mai No, limite, ma che assolutamente. consiste in 4 km di nuoto, Sì. 180 km di bici e Sì. una maratona, Sì. 42 km di Sì, corsa. assolutamente sì. Non in 3 giorni diversi, tutti uno dietro Tutti di l'altro. seguito, infatti me lo Fatti di chiedono. seguito, cioè forse sono 3 giorni, magari uno Tutti di dice anche tutti di seguito. seguito. Che vi assicuro che secondo me fare 180 km di bici e poi scendere e fare 42 di corsa deve essere una roba pazzesca.
Qual è il passaggio più difficile? Ma il Se passaggio non è più quello, io difficile? pensavo fosse No, quello. il passaggio più difficile è dal nuoto alla bici, Dal perché nuoto alla hai, bici? sai che hai ancora tante ore di gara. Quando scendi dalla bicicletta, tu mentalmente dici: vabbè, dai, ho Ho finito, finito, cioè, ho fatto grande. mi manca solo una Sì, maratona. Cioè, però gente che sì. questo weekend a Milano ha fatto una mezza maratona in tutta la giornata, ad esempio. Cioè, No, quindi va bene. invece sì. E Che per parliamo di cui quante ore all'incirca un Ironman? poi dipende sempre dai Più o percorsi. meno. Andiamo, nel mio caso, poi, e da come si va, nel mio caso, dalle 12 alle 13 ore, per cui Cioè, quindi mezza giornata, che quello che volano, 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 che boh. volano. Chi di noi non fa volare le ore? Così, per fortuna che c'è Sabrina, diciamo. Quindi hai deciso che appunto volevi entrare in Ironman e, vabbè, un po' già si vede dal fisico che hai, che insomma, ci hai fatta Sì, diventare una ce l'ho Iron Woman. Non ti fatta. sei fermata lì, però. No, assolutamente. Mentre preparavo il secondo Ironman, per cui il primo l'ho fatto nel 2016, mentre preparavo il secondo, Nizza, ovviamente, perché avendolo visto volevo Nel sfidare 2012 questa. mi dicevi, avete visto il Nel pre hai 2012 ho visto il visto. primo Sì, Ironman sì, sì, tuo? sì, sì, sì. Poi ho cominciato ad allenarmi nel 2014 e nel 2016 ho fatto il primo Ironman. Sì, è stato anche un passaggio. Sì, no, ma quando dicevo agli amici che mi ero iscritta all'Ironman, questi qui mi guardavano e dicevano: no, scusa, ti sei iscritta all'Ironman? E io rispondevo: vabbè, ma con quello che ho superato io, con l'incidente di mio marito, vuoi che non riesca a fare una gara come l'Ironman? E questa cosa mi ha aiutato tutto il giorno Sì, della eh? gara, sì. Il primo Ironman dove, quando è stato? Dicevi Nel nel 2016 2016 a a Zurigo. A Zurigo. Zurigo, poi ho fatto nel 2017, ho voluto fare Nizza, per cui che è molto più impegnativo. E mentre lo Ok. Anche se stavo il mare, preparando, insomma, è un po' più sì, forse il mare, ma del. anche il percorso in bici, è tutta montagna. Per Vedi? cui sì, volevo qualcosa di veramente sfidante. E mentre lo stavo preparando, per cui durante un lungo in bici, per cui allenamenti lunghi, Il lungo in bici in cui. sono quegli allenamenti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Davide Cassani, quindi Ah beh, allora sì, quando ti dice qualcosa ho sì. imparato in questi anni. Il lungo in bici è quell'allenamento che viene fatto non sempre, ma ogni tanto, cioè a cadenze regolari, per appunto lavorare sulla lunghezza, sulla fisicità di tutte quelle ore che poi bisognerà passare in bicicletta. E un lungo, quante ore vuol dire di allenamento? Dalle 6 alle 8 ore. Ecco, nel senso, una giornata di lavoro in bicicletta. Cioè, Sì. pensate di uscire la mattina per andare al lavoro e pedalate, e quando, fine, quando mettete giù la benda, a sera avete smesso di pedalare, Sì, ecco, tutto quel tempo. Durante durante un lungo cosa hai pensato? Tante la, cose, insomma, in sì, 8 ore, tante, sì, chissà cosa puoi infatti, no, pensare. praticamente ho lasciato scorrere la mente, ho pensato un po' a tutta la mia vita e mi sono meravigliata del fatto che tutta la rabbia che provavo nei confronti di un destino che ritenevo ingiusto nei miei confronti, insomma, per quello che mi aveva provocato, in realtà era stata sostituita da un senso di gratitudine, che è una parola un po' forte, quando la dico rimangono tutti un po' stupiti. Ma è realmente così, cioè io mi sono resa conto che prima dell'incidente di mio marito io sopravvivevo, cioè conducevo una vita normale, ma non apprezzavo quello che avevo. Nel momento stesso in cui l'abbiamo perso, mi sono resa conto che la vita è un'altra cosa. C'è un valore un po' diverso da quello che davi Sì, prima. sì, sì, sì. Possibile che bisogna sempre arrivare a quel punto? Perché non Purtroppo sei la sì, prima persona che mi racconta no. storie del genere e chi mi dice questa cosa, mi dice, io non è che stavo male prima, o meglio, non sono, forse in realtà stavo male ma non me ne accorgevo Sì. neanche, tiravo a campare, vivevo, sì, avevo la mia vita a cui davo del valore scontato, dopo ho capito cosa voleva dire la vita e adesso finalmente vivo. Poi in Assolutamente mezzo sì. c'è Sì. successo la peggiore. Cioè, le cose peggiori che uno possa immaginare. Possibile che non si riesca a trovare un altro modo per imparare ad apprezzare la vita? Guarda, me lo sono chiesto più di una volta, me lo sono chiesto più di una volta, in realtà, e poi ho scoperto appunto, ma per chiunque, cioè, è un incidente piuttosto che una malattia, qualcosa a cui sopravvivi, e allora dici, cavoli, adesso cambio regime, Sì, cioè. qui siamo oltre alla resilienza, proprio Sì. ai sopravvissuti quasi, Sì, no? In un certo sì, 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 sì. senso. E per cui niente, di fronte a questa cosa mi sono sentita in dovere di pagare un debito nei confronti della vita. E ho pensato a una sfida ciclistica, per cui un'impresa ciclistica, perché la bici comunque era l'ultima arrivata e anche, diciamo, lo strumento ancora un Ancora quello che ti pochino. dà un po' più di difficoltà, mi Sì, dicevi. anche perché la bici, sai, è sinonimo di libertà, però è anche un mezzo che ti devi portare in giro, per cui Che devi non è. coccolare, che devi stare lì, Sì, cioè, non è curare. come camminare o cioè, che sei Paio solo di te scarpe, stesso. le metti lo zainetto Sì. e via.
È invece una cosa, diciamo, per quanto mi riguarda, un pochino più complicata. E per cui ho detto, vabbè, voglio andare fino a Santiago de Compostela, Dove Compostela? perché sì, perché questo cammino mi affascinava, volevo andarci prima dell'incidente di mio marito. Ricordiamo che il E cammino di Santiago continua solo il cammino il normale, cammino già sono 1.000 km. confine della Francia, da Sì, parte arriva fino sono a. più o meno 1.000. Tu hai fatto cosa? Io sono partita da Besana Brianza. Perfetto, che sono altri già 1.000 chilometri Sì, quasi di circa per arrivare, sì, no, sì, beh, più o sì. meno, Eh però. sì, no, in tutto erano 2.200 Ecco. chilometri. Sono partita da Besana Brianza il Ma che 14 limitarsi a farne 1.000 luglio. di chilometri quando puoi No, fare no, 2.000, giusto, no, no. perlomeno? E sono arrivata a Santiago il 31 dello stesso mese, dopo 18 giorni, dopo aver pedalato appunto per 18 giorni dai 120 ai 150 km al giorno. E con questa impresa ho aiutato, perché poi l'impresa la volevo, non volevo che fosse fine a se stessa, cioè che fosse sia un mio percorso di crescita, ma che aiutasse, che contribuisse a Ok. sostenere, sì, una fondazione che si occupa di neonati e bimbi disabili, la CAM Collaboration Onlus. E ho sposato il progetto RISE, che è un progetto proprio dedicato ai neonati prematuri e ai bimbi disabili, sia nel momento, diciamo, di assistenza nel momento della nascita, per Perché tu cui quando Dio. dicevi, una delle cose che ti ha lasciato più l'amaro in bocca, diciamo Sì. così, era il sentirsi soli in Sì. questo caso. Quindi anche queste famiglie, anche cioè, l'importante è che nessun altro provi quello che ho provato Sì, io, tu difatti, dici. il mio desiderio più grande è quello di dare una speranza alle persone che si trovano nelle mie stesse condizioni, perché io, quando mi è capitato l'incidente, io ho pensato, ma tu immagina una famiglia, cioè una coppia di giovani, una coppia, una famiglia che riceve la notizia che il proprio bimbo è disabile. Io l'ho immaginata come una cosa terrificante. E per cui dico, io vorrei che queste persone avessero un supporto morale, materiale, che io non ho ricevuto e che non è così facile e scontato da trovare. Per cui io sapere di poter dare una speranza a loro, cioè è la forza E come è andato appunto motrice. questo primo viaggio? Allora, l'hai fatto, Allora, il sei primo viaggio, arrivata sì, è stata una e hai cosa raccolto anche molto dei fondi. coinvolgente. Sì, sono riuscita a raccogliere 20.000 euro, oltre 20.000 euro in donazioni, per cui le donazioni sono state fatte direttamente alla fondazione, perché io appunto avevo questo canale, insomma, dedicato a loro. E nel momento in cui sono arrivata a Santiago ho ricevuto una bellissima sorpresa, perché ho trovato i ragazzi della fondazione che quel giorno hanno allestito uno spazio per poter trattare i bimbi disabili, e per cui ho trovato le famiglie che mi hanno accolto come se fossi un eroe e i bimbi che mi hanno sorriso, per cui io ti dico, dopo tutti quei, cioè la fatica è svanita nel momento stesso in cui ho ricevuto il ringraziamento e il sorriso, e difatti nel momento stesso in cui l'ho visto ho detto no, cioè lo devo rifare. Infatti, poi insomma è diventata una droga a un certo punto, qua una Sì, bellissima sì, droga sì, che dà sì, sì. endorfine e felicità anche e fa del bene agli Sì. altri. Tant'è che appunto quest'anno si replica. Assolutamente sì, Anzi, quest'anno sì. giustamente, non ci bastava fare avanti e andare a Santiago e basta. Quest'anno torniamo anche, In giusto? bicicletta, sì, perché la cosa Adesso. che mi è pesata di più l'anno scorso è tornare in camper, per cui ho detto mai più, quest'anno faccio andata e ritorno in bicicletta. Così comodo a camper, io non capisco. No. No, no, no. Andata e ritorno in bicicletta, per cui a luglio partirò nuovamente il 13 luglio per andare a Grazie, il mio Santiago. compleanno, Ah, confermo. beh, Faremo, festeggeremo se allora, vuoi festeggeremo, accompagnarmi infatti, per parte del festeggeremo. percorso. Da Besana Brianza fino alla fine di Besana Brianza posso anche farcela, dai. È in discesa quel Sì, pezzo, va bene, posso farcela. e per cui partirò in direzione Santiago, però attraverso il Cammino del Nord, per cui farò subito montagne. Andrò verso il Cammino del Nord e poi ritornerò dal Cammino Francese, per cui che diciamo che è un pochino più battuto e lo conosco già. Parliamo di 4.000 km. 4.000 km con oltre 45.000 metri di dislivello, più o meno. Tutto questo ancora però per aiutare Sì, appunto. sempre per sostenere l'attività di CAM Collaboration Come possiamo Onlus. fare per aiutarti però a Allora, partire, a poter collaborare, dal 10 al a 18 maggio sono in giro per dare. l'Italia, per cui Ok. parto da Besana Brianza per arrivare a Polignano Mare, per cui attraverso, diciamo, tutta la costa adriatica per Sono stati 1.000. promuovere, sì, sono 1.000 km, Ciao, mai chilometri, è un immagini così con. È allenamento, lunghissimo è un più che. lunghissimo, per promuovere l'attività di Race Across Limits e l'attività della fondazione. E ovviamente per fare, diciamo, per compiere queste imprese io ho bisogno di sostegno.
anche morale, ma anche soprattutto economico. materiale, sì, per cui anche una semplice, cioè una donazione per noi Ma c'è le è. coordinate appunto per poter fare le donazioni, Sì, per darci una beh, mano? allora il sito dove trovate tutte le informazioni, compreso le informazioni della fondazione, è www.sabrinaschillaci.it. Per Perfetto. cui qui c'è proprio tutto il materiale, sia legato alle imprese ciclistiche che alla fondazione stessa, con i progetti dedicati. E, ovviamente c'è anche il sito della Che giro fondazione. fai adesso appunto per andare giù in Puglia? Allora, vado inizialmente verso Peschiera, così recupero, anche perché una cosa importante che non ho detto è che al mio viaggio può partecipare chiunque, per cui possono accompagnarmi, è successo così anche l'anno scorso, sì, praticamente chi mi ha accompagnato ha, diciamo, fatto una donazione per poter pedalare con Io me. ho visto forse delle foto, infatti, mentre pedalavi con qualcuno Sì, insieme a beh, te, considera che c'era. eravamo 50 persone l'anno scorso, i primi 2 giorni, poi sì, quello lì sì, eh. E poi man mano, vabbè, si è rimasti sempre meno, anche perché poi allontanandoci dall'Italia è Sull'Ironman, stato, credo, giusto questo qua. sì, questa qui è l'Ironman, infatti si vede dalla faccia un pochino più assorta, un pochino più concentrata. Dicevi, vai a Peschiera. Vado sia a Peschiera e poi da Peschiera faccio Ferrara, E Peschiera Cervia, del faccio Garda, tutta non la Peschiera costa. Sì, Bomomeo, proprio. no, Peschiera Peschiera del Bomomeo è facile Garda, arrivarci. no, Peschiera del Garda, e poi da lì faccio tutta la costa adriatica fino ad arrivare a Polignano Mare. Arrivo il 18 e il 19 partecipo a una gara di triathlon. Beh, l'allenamento l'hai fatto, diciamo. Quindi Arrivo con le sicuramente gambe arrivi calde. con le gambe calde, Arrivo con le sicuramente. gambe Per chi non calde. possa venire per l'Italia, però ti può trovare Su il tutti. prossimo weekend, no, qua a Milano per Assolutamente al la Women's Sport Women's Sport Festival, Festival. sì, assolutamente sì, sono stata invitata, io sarò lì il 1º aprile, per cui lunedì, ho l'intervista talk show dalle 20 di sera, ma sono 3 giorni dedicati allo sport femminile, per cui è alle campionesse dello sport, della storia, per cui che hanno fatto la storia Fateci dello un giro, sport, davvero. assolutamente sì. Dall'1 al 3 aprile all'Arena. Sì, all'Arena di Milano, è Tutto il il primo giorno. evento, Tu sei la sera lì, appunto, in un sì. talk show, ma Sì, andate tutto il giorno perché davvero lo sport femminile è importante. È importante anche forse per dare una regolata, diciamo, allo sport in generale perché volenti o nolenti, anzi, il fatto che ad esempio non esista professionismo tra lo sport femminile, che è scandaloso perché abbiamo delle grandissime professioniste che non possono fregiarsi ad esempio dei titoli di professioniste, è secondo me uno scandalo pazzesco, soprattutto si parla di parità in un momento in cui si parla di parità di generi come questo. Ma soprattutto è sport che nasce per diffondersi. Nasce per diffondersi, pensate ad esempio, porto sempre questo esempio, la pallavolo, il 75% delle tesserate dei tesserati alla Federazione Lombarda di Pallavolo sono donne. Però poi, quando vanno a fare i campionati così, i maschietti prendono i premi 3 volte tanto in denaro rispetto alle donne. Quindi, insomma, andate a supportare lo sport femminile, perché lo sport femminile ha bisogno di Sì, supporto. assolutamente sì, anche perché poi se ottiene lo stesso effetto che ha ottenuto su di me, un gran. Infatti, Sì. in tutto questo, tuo marito cosa dice Ah, però? beh, mio marito è diventato il mio primo fan. Oh. Lui Allora, noi abbiamo praticamente. lasciato, tuo marito Sì, aveva una Fabio l'abbia storia, lasciato, sì, un attimino. che insomma Sì, che lui insomma non aveva voglia non di aveva di reagire reagire. assolutamente. Difatti, io nel momento quando sono arrivata dalla visione dell'Ironman, l'ho svegliato, gli ho detto: guarda, voglio fare l'Ironman, e lui insomma mi ha guardato, mi ha detto: se è passata fuori, cioè c'è qualche Sì? problema. E poi quando ha capito che facevo sul serio, inizialmente non era favorevole, perché comunque frequentavo un mondo che era completamente distante da lui, per cui un mondo di atleti, di gente dinamica, sportiva, per cui. Però poi cominciando a portarlo alle gare, perché inizialmente ero io, lo caricavo in macchina, andavo, partecipavo alla gara, ritornavo a casa, lo ricaricavo in macchina, si tornava a casa. Lui ha capito che questa cosa qua mi dava tanta carica e ha cominciato a assorbire praticamente, come se gli avessi passato un po' della mia energia. Cioè, lui da questa cosa ha cominciato a reagire, a riprendersi in mano la sua vita. Ha riadattato la macchina perché si rendeva conto che per me comunque era anche stancante, cioè fare tutte queste cose qui, per cui lui
adattato la macchina, ha ricominciato a guidare, lavora, mi accompagna lui alle gare, tante volte mi dice ma perché non fai questa gara così andiamo in questo bellissimo posto, anzi adesso me lo dice sempre un po' meno perché cioè, se no, se fosse per me sarei in gara, in gara. Sì. Però insomma questa cosa ci ha dato anche la possibilità di ritornare a viaggiare, muoverci, a emozionarci. Mi hanno un po' il team manager diventato. Sì, adesso, assolutamente, però. Sì, ma non solo, guarda, durante i campi cioè durante le gare lui vabbè mi aspetta sempre nel percorso di corsa, ovviamente, che quello poi è l'ultima frazione, per cui la più pesante, e spesso e volentieri discutiamo anche, insomma facciamo ridere un po' tutti perché magari io sto correndo, sono esausta e lui mi dice dai fai andare quelle gambe, cioè per cui mi urla anche dietro, e per cui insomma questa cosa qua, infatti ormai ci conoscono tutti, però questa cosa qua gli ha dato una grande forza, perché sai inizialmente ripeterò io che lo portavo, adesso è lui che mi accompagna, è lui che si prepara, che arriva, che mi segue con la carrozzina, cioè lungo il tratto, cioè per cui me lo immagino un po' un Frank Williams che segue, sì, no, appunto, i propri, sì, piloti, eh? Sì. Me lo immagino un po' così, che, sì, ti segue all'interno appunto, sì, di questi, sì, corridoi, sì, fatti, sì, di biciclette, sì, o di atleti che si preparano, sì, no? E per me è una grande, cioè vuol dire anche quando non ce la fai più tu guardi lui e dici vabbè se ce l'ha fatta lui vuoi che non ce la faccia io a finire la gara, wow. E per cui Samina, davvero, io ti ringrazio tantissimo per la tua storia. Salutaci tuo marito e ringrazio per la forza che insomma siete riusciti a tirare, sì, fuori da entrambi, perché forse, sì, ecco, questa è la, sì, vera, sì, il vero insegnamento di questo racconto, è questo, comunque, la, sì, storia, la forza che siete riusciti entrambi a tirare fuori l'uno, sì, dall'altra. E quindi davvero complimenti. Grazie a entrambi. Complimenti per Race Across the Limits. Ricordaci il tuo sito internet dove possiamo seguirci. www.sabrinaschillaci.it. Perfetto. Qua avete tutte le coordinate e anche tutti i social, vabbè, Facebook, e ricordiamo Instagram. Che il primo di aprile, sì, no, il primo di aprile, sì, primo non, è d'aprile. Non è uno scherzo, no, il primo non d'aprile, è uno scherzo, alle ore 20. Alle ore 20 io sarò, sì, sarò lì all'arena, mi intervisteranno, appunto, mi faranno raccontare questa storia. Insomma, ormai l'avrei raccontato migliaia di volte, ma però ti dico la a verità, me dà sempre emozione. Ecco, se te emoziona, pensa a noi che veramente non la conosciamo e hai davvero fatto, ci hai fatto svoltare la giornata, davvero. Complimenti. Grazie mille. Grazie mille, a davvero. A Samina Schillaci, Race Across Limits, ricordatevi. 1-3 aprile Women's Sports Festival all'Arena Civica, il 1 aprile alle ore 20 trovate lì Sabrina, potete andare a conoscerla e a sentire la sua storia dal vivo e insomma ancora vivere ancora di più le emozioni di questo bellissimo racconto, di questa bellissima storia e di questo che diventerà una sfida sempre, io immagino già cosa pensando per il prossimo, sì, anno, ad sì, esempio. Tu stai già pensando a cosa fare, sì, il prossimo anno, ormai non è ancora partita, no, per questo giro, ma chissà il prossimo anno dove la troveremo, sì, con la sua bicicletta, sì, davvero. Grazie, grazie. Grazie, grazie a te, è stato un piacere, grazie ancora. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna alle 12.30 qui in diretta lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.